Per i 1500 studenti del Rossini della Briola, la campanella del primo giorno di scuola suonerà qui, nell'ex Capalc, un'area di 35.000 metri quadrati tra via Terracina e via Novagnano, abbandonata per 40 anni ed ora finalmente restituita alla città. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha infatti inaugurato questa mattina quella che può considerarsi una delle più grandi cittadelle scolastiche della Campania. Dopo i lavori realizzati dall'ente di Piazza Matteotti con un finanziamento di 12 milioni di euro, la struttura è stata trasformata in un modernissimo complesso in grado di ospitare più di 2.000 alunni. Nella cittadella sono stati trasferiti per ora il liceo scientifico La Briola e l'alberghiero Rossini, che fino allo scorso anno erano allocati in strutture private a Bagnoli, mentre l'istituto d'arte Boccioni, attualmente alla mostra d'oltremare, vi si insedierà il prossimo anno. L'operazione consentirà un risparmio di circa 1,5 milioni di euro l'anno di fitti passivi. Il CAPAL, che era stato edificato nel 1976 dall'allora esistente Cassa del Mezzogiorno, che voleva farne un centro per l'addestramento professionale alberghiero e convittuale, da qui l'acronimo CAPALC, ma dopo aver tirato sul rustico il progetto si arenò, così come è fallito pure il tentativo successivo di destinarlo a sede del Formez. Recentemente il complesso, ormai stato di completo abbandono, è stato assegnato alla provincia di Napoli, oggi città metropolitana, la quale, vista la carenza di sedi scolastiche pubbliche nella zona, ne ha cambiato la destinazione d'uso, decidendo in seguito di interventi prima di carattere ambientale e poi strutturale di ospitarvi istituti superiori. Oggi, dopo circa 2 anni di lavori seguiti anch'essi dal sindaco con diversi sopralluoghi oltre che dai tecnici della città metropolitana, la struttura, che si sviluppa su circa 15.000 metri quadrati coperti, si presenta dotata di 84 aule, una palestra di 1.500 metri quadrati, 3 auditorium, 7 laboratori, cucina e office, 2 sale ristoranti, 2 sale bar, 22 laboratori speciali, oltre a 10 sale polifunzionali. La soddisfazione del sindaco De Magistris. Voglio dire con orgoglio che l'abbiamo determinato noi ed io personalmente quando sono diventato sindaco della città metropolitana, ma se non avessi avuto una squadra così forte, dall'impresa ai funzionari, ai dirigenti, alla comunità scolastica, questo obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Ci abbiamo messo risorse ancora una volta, anche andando a interpretare in modo coraggioso le norme nazionali che ci vincolavano a non utilizzare i fondi. Siccome la scuola è tra i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, noi con coraggio abbiamo firmato e oggi siamo qui. 3 quartieri interessati, Fuorigrotta, Agnano, Bagnoli, 2 scuole che cominciano subito l'anno scolastico, la Brioli e Rossini, a settembre dell'anno prossimo il Boccioni e nel frattempo anche in questa zona affrontiamo il tema dell'Augusto Console a via Terracina. Quindi l'interesse per la scuola è enorme. Adesso però faccio un appello, siccome c'è un nome orrendo che si trascina questo posto da 4 anni, che è ex Capalc, che i ragazzi, che io un'idea ce l'ho, però voglio che decidano i ragazzi. Quindi mi auguro che i ragazzi del Boccioni, del Rossini e della Briola, con un concorso di idee, ci dicano che nome vogliamo dare a questo luogo che sarà per loro. E voglio dire che questa bellissima palestra, poi ne costruiremo un'altra che sarà pronta a settembre dell'anno prossimo, sarà aperta anche il pomeriggio al territorio, quindi scuola, sport, intrattenimento e aggregazione, con laboratori, con cucine. Io sono davvero soddisfatto perché so la fatica enorme che c'è stato dietro a questo risultato, che forse è il più imponente dal dopoterremoto per la città di Napoli. Nell'area sarà potenziato anche il trasporto pubblico. Al netto delle sofferenze di ANM, che sapete non vive un momento importante, ma è previsto un rafforzamento con 3 linee. Quindi questa zona sarà potenziata col trasporto pubblico, perché attualmente saranno circa 2.000 solo i ragazzi, più gli insegnanti, più i dipendenti, qui parliamo di migliaia di persone. Quindi ci sarà un impegno forte, chiederò uno sforzo non solo a ANM ma anche alla Polizia Municipale, rafforzare tutto, perché questo diventa anche un presidio di riqualificazione di un territorio su cui noi stiamo investendo molto, Bagnoli, ex Arenato, le Terme di Agnano, l'ippodromo. Adesso avere una scuola, avere una palestra significa rendere i ragazzi protagonisti della rigenerazione urbana di quest'area che tanto ha sofferto per tanti anni.